Dai, lo spostiamo un po', in modo da averlo almeno un po' incentrato, che le curve siano uniformi, sia a destra che a sinistra, vabbè. Ok, ora clicchiamo sul tasto destro, col tasto destro nella forma appena creata, e clicchiamo su Rasterizza livello. Quindi ora state bene attenti. Tenete premuto CTRL e selezionate la M. Questo modo, poi tenendo premuto sempre CTRL o COMMAND in Mac e SHIFT, premete sul cerchio in secondo piano. No, scusate, ho sbagliato. Scusate, ho sbagliato. Allora, aspettate. Selezionate la forma appena creata, poi tenendo premuto COMMAND dovete cliccare non sulla M, sulla scritta M qui del livello, ma sul quadratino di fianco, in modo da selezionare, ecco qui. Poi tenendo premuto Command e Shift cliccate sul cerchio, ecco qui, in modo da selezionarli, caricarli tutti e due. Quindi ora andate in selezione inversa e premete il tasto Canci. Perché abbiamo fatto questo passaggio? Perché semplicemente altrimenti, perché abbiamo semplicemente ritagliato la forma gigante e larga del cerchio che abbiamo appena creato, l'abbiamo ritagliata, adattata alla dimensione sia della M sia del cerchio. Quindi ora selezionate sempre il livello che abbiamo appena ritagliato e riducete l'opacità. Quindi fate sì, mettete che io creo un cerchio di colore nero e lo posiziono sotto il livello appena creato, vedete che non c'è il riflesso anche nel cerchio nero. Vabbè, cancelliamo. Ecco qui dunque il nostro riflesso e potete ridurre l'opacità ulteriormente, 20 andrebbe già bene, ma 10 forse è meglio. Ma lasciamola 20. Oppure facciamo una via di mezzo. 15. Quindi a questo punto selezionate il cerchio, anzi no, prima la M, doppio clic. E andiamo ad aggiungere altri effetti. Aggiungiamo innanzitutto un'ombra esterna. Quindi cliccateci, poi distanza 0 e portate l'opacità a 100. Ecco qui. Oppure potete farlo un po' più fine. Portate l'opacità a 70 e riducete la dimensione, oppure l'aumentate anche. Si può fare così, insomma, giocate un po' sulla dimensione e sull'opacità. Direi di portare la dimensione a 5 e l'opacità a 70. Perfetto. Poi, scusate, sono uscito. Poi, bagliore interno, aggiungiamone un po', colore bianco. E qua potete anche voi giocare sulla dimensione, potete aggiungerci un effetto abbastanza metallizzato. Io porto la dimensione a 15. E poi vabbè, potete aggiungere anche dell'effetto smusso, oppure vabbè, l'ombra interna potete aggiungere. Io lo lascio così, potete però giocare assolutamente. Poi ora modifichiamo il cerchio, quindi doppio clic sul cerchio e aggiungiamo un po' di ombra interna, distanza 0 e aumentiamo la dimensione. L'opacità la portiamo a 100. Perfetto. Direi che va abbastanza bene. Poi potete anche aggiungere, vabbè no, del bagliore no. Ok, direi che va abbastanza bene. Ok, direi che insomma abbiamo finito. Poi io sotto qui ci aggiungo. No, ho sbagliato. Ci aggiungo una scritta, direi di usare Merit Pro. Mi va a selezionare una grandezza minore, facciamo 30. Mi va a modificare la M, ok. Ora dovrebbe. No.
Dunque, togliamo la M, oscuriamola, altrimenti non riusciamo a saltarci fuori. Ok. Oh, là, finalmente. Io scrivo la scritta, non so. Vabbè, scriviamo il mio nome. Il mio è un istituto tecnico commerciale. Vabbè, lo chiamiamo Alberto Severi. Io lo metto qui sotto. E poi dopo il gioco è fatto. Ah, mi ha modificato la M. Riportiamola a 330. Ah, poi dobbiamo anche mettere import. Oh, là, rieccola qui. Perfetto. Quindi spero che questo tutorial sia stato di vostro gradimento. Giocate con gli effetti, giocate con le opacità, giocate con i colori. C'è tanto da modificare. Create delle forme al posto delle M. Fate quello che volete. Ci vediamo prossimamente. Ciao a tutti. Ah, scusate, no, prima di saltarmi mi raccomando, adesso avevo fatto un casino qui. Visitate skim.it, comunque il tutorial probabilmente lo vedrete da lì. Tanti articoli, continuate a visitarlo.